4 colpi di pistola calibro 9, 2 dei quali lo hanno raggiunto all'addome e sono stati quelli fatali. Così è morto Daniele Discrede, ucciso sabato scorso davanti all'Isola del Risparmio, il discount di alimentari di cui fino a poco tempo prima era titolare, in cui continuava a lavorare dopo la cessione. La conferma è arrivata dall'autopsia eseguita ieri, che però non ha chiarito i tanti punti oscuri di questo giallo e soprattutto la domanda attorno alla quale ruotano le indagini, che è sempre quella sul movente: perché il commerciante, 42 anni, padre di famiglia incensurato, è stato ucciso. La pista della rapina, che all'inizio sembrava la più accreditata ed è stata poi affiancata da quelle su vendette o contrasti di lavoro, torna adesso in primo piano e gli investigatori provano a tracciare anche una nuova possibile ricostruzione. I nuovi input arrivano dall'analisi delle immagini della telecamera di videosorveglianza all'esterno del discount. L'impianto era blindato da codici di sicurezza che soltanto Discrede conosceva ed è per questo che i poliziotti ci hanno messo alcuni giorni per decriptare le riprese. Nel breve filmato si vedrebbe Discrede uscire dal discount con la figlia e attraversare il piazzale dove è stato affrontato dai tre malviventi. A un tratto uno dei tre avrebbe immobilizzato la bambina e a quel punto la vittima sarebbe salita sulla moto per provare a investire i suoi aggressori, che a quel punto avrebbero cominciato a sparare. Una dinamica che, se confermata, torna ad avvalorare l'ipotesi della rapina finita nel sangue. Una reazione istintiva dunque che alla fine si è rivelata fatale. Intanto il corpo di Discrede è stato riconsegnato alla famiglia. Domani i funerali nella chiesa di San Gabriele. L'indagine aveva preso il via alla denuncia presentata nel 2012 dall'ingegnere La Rocca, all'epoca commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Paolo Giaccone, sotto accusa le continue inadempienze nel settore della pulizia e della sanificazione da parte della ditta Euroservice SRL, aggiudicatrice del servizio a un prezzo molto basso a partire dal 1 settembre 2011. La ditta aveva come referente all'interno dell'ospedale Marco Tuzzolino, 35 anni, pregiudicato e titolare occulto di un bar della zona. Sarebbe stato lui, infatti, che attraverso continue minacce, ad esempio all'indirizzo dei capisala dei reparti di neurochirurgia vascolare e della terapia intensiva neonatale, cercava di evitare la rescissione del contratto, chiedendo di rendere dichiarazioni non vere sulla qualità dei servizi. Traffico in tilt, gente bloccata da ore per raggiungere la rotonda di Piazzale Einstein. Il tratto di via Leonardo da Vinci a via Galilei sarà percorribile solo a senso unico. È stata anche revocata la corsia preferenziale contromano. In pratica i bus non circoleranno più in direzione della stazione Notar Bartolo. Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale per permettere la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 2 del tram. A prevalere ancora una volta è la linea soft, quella di via Maqueda, dunque non sarà un'isola pedonale integrale, così come nelle intenzioni del comune, ma una ZTL, una zona a traffico limitato, che lascerà campo libero a pedoni e ciclisti, ma consentirà il transito ai mezzi di soccorso e alle auto dei residenti. Restano fuori, in ogni caso, così come previsto, autobus e taxi. Qualcosa in più di un compromesso, insomma, ma che sposterà l'ago della bilancia, inevitabilmente, sui controlli e sul rispetto delle regole da parte di tutti. I paletti sono contenuti nell'ordinanza che dal 4 giugno, mercoledì prossimo, sostituirà quella in scadenza. Nel dettaglio, la via Maqueda sarà chiusa al traffico ogni giorno dalle 10 alle 20 senza interruzioni. Divieto per bus e taxi, ma potranno passare i mezzi delle forze dell'ordine e i veicoli dei residenti, ma a non oltre i 10 km orari.